Zeman, male, malissimo, soprattutto l'approccio, due gol subiti dopo 10 minuti, cosa è successo? Ma tutta la partita non era buona da parte nostra. Taranto ha giocato quello che doveva giocare, quello che mi aspettavo, e noi no. O ci sentiamo troppo bravi già prima di giocare, o non siamo riusciti a capire che ci vuole a giocare contro una squadra che gioca sul contropiede e gioca sulle palle ferme. Lei aveva detto ieri proprio questa lettura sul Taranto: loro sono molto bravi nella fase difensiva, dobbiamo essere attenti nelle ripartenze. Primo aspetto, è questo quello che non ha funzionato? Non ha funzionato quello, ma a parte abbiamo preso due gol su contropiede, uno su palaferma, ma non siamo riusciti a giocare nostro quello che voleva la situazione. Noi andiamo a conquistare le bandiere invece di cercare di giocare la palla dentro 16 metri. A Messina contro una squadra, adesso al di là del campo e del vento, simile per qualche concetto al Taranto, cioè che fa fase difensiva e propone meno, il Pescara ha fatto tanta fatica. Contro Catanzaro, Francavilla o squadre che permettono di giocare si è visto un gran calcio. È un campanello d'allarme questo secondo lei per i playoff? Ma certamente non vorrei rivedere più la squadra così, ma con Messina non c'entra niente, perché lì per noi era ingiocabile, anche per Messina era ingiocabile, poi chi trova Gioli vince, noi non abbiamo trovato, loro sì. Oggi era diverso, oggi penso che si poteva giocare, si potevano evitare i tre gol, tutti e tre, se eravamo più attenti e più in partita. La scelta di Pellacani dall'inizio? Pellacani è pronto, l'ho detto ieri in conferenza, per me in allenamento si comporta bene, anche lì sui gol non so chi sbaglia di più. Le chiedo un'ultima cosa prima di una domanda da studio, se dovesse fare ora un discorso alla squadra, li rimprovererebbe per cosa? Prima cosa, la cosa più grave. Perché non si gioca così a calcio, secondo me, quindi bisogna tornare, bisogna cercare di fare le cose che ci sono venute prima. Una domanda da studio per Zeman e poi lo lasciamo. Che rivolgerà naturalmente Fabio Ferraresi, il suo ex giocatore. No, vabbè, io oggi il mister ha già detto tutto sulla partita e sarebbe anche difficile andare oltre. Mi è venuto da sorridere quando ha detto noi conquistiamo le bandiere, perché me lo diceva pure a me, Ferro con questi bandierina. E non gli chiedo niente, gli faccio gli auguri e gli dico di comunque vedere il futuro con positività, perché poi playoff troverà squadre che giocano aperte. Ha raccontato un po' gli aneddoti del trovare le bandiere Fabio Ferraresi anche quando era con lei, poi comunque le fa solo tanti auguri di buona Pasqua e l'augurio di trovare un Pescara diverso anche nei playoff. Chiudo io con una battuta, ieri aveva detto il Taranto in attacco trovano quello che trovano, hanno trovato 3 gol e ne avevano fatti 4 in tutto il girone di ritorno. Vabbè, già l'andata hanno giocato lo stesso calcio, hanno vinto 2-0, io purtroppo ho visto il primo tempo di quella partita e noi abbiamo ripetuto quello che succedeva all'andata.